Ok, sto iniziando ad avere un po' di fame, ma no problem. Perfetto, il libro è stato ufficialmente letto, quindi possiamo tranquillamente buttarlo. Adesso fino al livello 2 abbiamo il moltiplicatore. Vediamo qui cosa esce sul Life and Living. Da sempre cucinare. Sì, cucinare, ok, va bene, dai. Qualcos'altro? No, era solo un po' di... no, finito, ok, solo un po' di cucina, va bene, no problem. Allora, spegniamo. Perfetto. Ora, libro coltivazione si può buttare. Andiamo a mangiare qualcosa. Approfittiamo di tutta sta roba che abbiamo. Ma io direi... Cuciniamoci sti due e ce li portiamo appresso. Vai, metti in forno. Sono due, no? Sì, perfetto. Accendi. Vai, aumenta. Perfetto. Ottimo. Dai, mangiatene uno. Ottimo, pieno, perfetto. 7:40, andiamo a prendere quella cosa dell'acqua. Zombie? Nada, perfetto. Però aspetta, vado più al volo quel bicchiere e lo piazzo da fuori. Perché più acqua mi metto da parte, meglio siamo messi. Bicchiere. Qualcos'altro che serve per raccogliere acqua? Non credo. Casseruola, sì. Perfetto. Qua è tutto pieno, no? Quasi, sì. Allora, casseruola, posiziona. Qua. E bicchiere, posiziona. Perfetto. Questa poi mi devo ricordare di scaldarla, ovviamente, perché sennò continua ad essere contaminata. Vai, andiamo a pia il coso dell'acqua. Probabilmente ci saranno un bel po' di zombie là vicino, perché mi ricordo abbastanza bene che... ero passato là vicino prima e c'era un bel gruppetto di zombie, quindi famo attenzione appena arriviamo. Più che altro c'è... sì, ci sarà lo spazio per forza, dai. Piano piano qua, non sfascia la macchina già da subito, ok. Ecco qua, già avete iniziato a scassarmi le scatole. Oh, quanti siete, porco cane, oh. Ed eccoci qua. Oh mio Dio, siete tanti. Allora, aspetta, calma, 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 calma. Spegni, esci. Sì, questo è un problemino. State lontani dalla mia macchina, grazie. Anzi, allontanatevi da là e vedo qua fuori. Ok, uno fatto. Questo è un problema. Eh sì, sono tanti. Ok, due fatti fuori in mezzo secondo, va benissimo. Calma, calma, sei anche ben nutrito. Gli fai il culo a questi. Guarda qua, perfetto. Dai, frate. Stupendo. Oh, pistola, dai, è anche una fondina. La fondina mi sa che me la metto, perché c'ho un bel po' di pistole anche a casa. Mizzica. Occhio. Porco Giuda, ok, quella era leggermente stupida come cosa. E voilà. Niente di che. E niente di che. Allora, fondina, indossa. Perfetto.
Scatola di munizioni, prenditela. E pistola, se può mettere nella fondina, sì, fondina destra. Ottimo. Let's go. Guarda qua, perfetto. Allora, adesso. Oh, quanti siete? Oh, no. Vabbè, fammo fuori questi intanto. Ma quelli sono bloccati là dentro? C'è un'enorme recinzione qua. Senti, fammo fuori questi intanto che. Quella tra l'altro c'ha un fucile. Porco cane. Oh, ok. Niente, oh, cioè, sto centro della polizia è diventato molto occupato. Perfetto. Cioè, è pieno, è pieno. Via qua. Eh sì, però dopo due colpi d'ascia in faccia devi schiattare, eh. Ecco. Ok. Fiammiferi. Aspetta, mettiamoli qua, ma. Ok. Cioè, tutto sto casino per un contenitore di acqua, seriamente, guarda. Allora, intanto vediamo se riusciamo ad entrare, perché. Porco Giuda. Oh mio Dio, ok. A te te voglio far fuori però. Via qua. Ok. Ok. Posso via sto contenitore d'acqua? Allora. Via qua. Tu tra l'altro c'hai un fucile. E lo voglio. Assolutamente. C'ho pure il manganello. Perfetto. Ok. No. Tu non mi blocchi qua dentro. Ok. Vabbè, tutti questi orologi digitali, però non è il caso che io, tanto non mi servono così tanti. Calma. Perfetto. Ok. Ci ho ripensato, lo pio lo stesso. Allora, apri ste porte, perché ci serve tutto lo spazio possibile. Eccolo là, lo vedo. Ci serve tutto lo spazio possibile e meno ostacoli possibili. Daje. Questo è un mini frigo? Sì, daje. Però aspetta, voglio. Innanzitutto c'è pure il microonde. Mizzica. Eh sì, me porto pure il microonde, mi sa. Allora, intanto raccogli questo. Distributore d'acqua. Si può raccogliere? Oddio, io mi ricordavo che si poteva raccogliere. O so io che non mi ricordo come si fa. Aspetta, fatemi fare una ricerca, va, al volissimo, perché vi giuro, ero convinto che si poteva raccogliere sto coso. Aspettate un attimo. Ok, ricerca fatta, devo fare così. Ecco qua, raccogli. Ah, ok, vedi, sta cosa non me la ricordavo. Carico estremamente pesante, me lo immaginavo. Però aspetta, mi devo sbrigare allora. No, no, voglio. Oh mio Dio. Senti, lascia sto coso per terra per adesso. Ho detto lascialo. Oh mio Dio. Porco. Staca. Mamma mia. Guarda come mi devo far male, perché sta. Questa mi deve sfasciare scatola adesso. Dov'è la mia ascia? Eccola. Frate. Porco Giuda.
Oh mio... Ok. Pessima... è andata veramente male. È andata veramente male. Mo' devo fare attenzione con la cacchio de ferita. Branco di... Lo provo adesso dove vado a parire. È incredibile, guarda. Proprio quando c'avevo il distributore in mano. Oh! Ma che... Stiamoci calmi. Allora. Porco cinta, guarda. Allora. Calma, 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 calma. Che c'ho? Oddio, come se... Ecco. Condizioni generali, ferite leggere. Hai bisogno di cure mediche. Di solito posso fare clic destro e sistemarla sta cosa, però. Clic destro e mostrare il menu di cure. Non c'ho una mazza, frate, per curarmi. Aspetta. Forse mi do un attimo riposare. È perché sì, il problema è che c'avevo questo coso enorme addosso e ovviamente facendo movimenti con l'ascia mi sarò fatto male da qualche parte. Porco cane, guarda. Allora, sali un attimo in macchina. Avvicina la macchina a sto coso perché... Mannaggia, miseria, oh. Ecco, mettiamola qua. Porco. Sta andando veramente male. No, risali. Scendi. Spegni sta cosa. Ok. Fammi ammazzarsi due. Non riesco più a colpi bene. Ok. Devo tornare a casa. Devo tornare a casa assolutamente. Affaticato, umido, ferite minori. Ma le cure mediche... Quello era uno sparo. Cure mediche in che senso, frate? Antidolorifici? Perché se mi so... Se ho stirato qualcosa... Vabbè, che ne so, forse è stato un colpo della strega. Porco cane, vabbè, quello mi devo un attimo riposare, no? Sì, dai, torniamo un attimo a casa. Porco giuda, oh. Sono queste piccole cose, queste piccole cavolate che si fanno che te rovinano la run, praticamente. Ok, nessun altro. Ok. Adesso arrivi a piano piano. Sì, mi sono affaticato, devo tornare a casa assolutamente. Allora, calma, raccogli sto coso e mettilo qua. Ok, il distributore d'acqua ce l'abbiamo, quindi quello è un immenso passo avanti. Ora, torniamocene a casa. E andiamo a riposare. Poteva andare molto meglio. Poteva andare molto meglio questa missione. Porco Giuda. Torniamo a casa. Cepiamo magari. Ora vedo. Vado un attimo nel bagno. Vedo cosa c'ho in pronto soccorso. E vedo cosa potrebbe aiutarmi questa cosa. Secondo me, magari con qualche antidolorifico dovrei stare a posto. Mo quella mi segue fino a casa. Entra per così, va. Meno male che ho preso ladro come tratto, perché se no sta macchina col cavolo che potevo usarla. Cioè per trovare la chiave. Allora, calma. C'è uno zombie? No, va bene, ci voglio credere. Ah, famoli fuori. Famoli fuori, famoli fuori. Salve. Ok.
Ok. Cioè, avete almeno qualcosa di utile? Ma quando mai? Nada. Affamato, ferite minori. Secondo me mi devo riposare. Cioè, mi devo un attimo sdraiare da qualche parte. Magari prendo gli anti. È sparito? Sto a posto? Ferita molto leggera. Ah, forse sto a posto. Ok, no, no, tutto a posto, tutto a posto. Ok, semplicemente mi dovevo un attimo riposare. Meglio così. Andiamo comunque a pia qualcosa. Che ne so. Fammi vedere cosa c'ho. Vedi, non c'è neanche l'opzione di usarle queste cose, quindi. Posso provare a pia un antidolorifico. Prendi pillole. Ok. Aiutato? Ho fatto qualcosa? Forse sì. Ferita molto leggera. Vabbè, almeno non sento dolore. Antidepressivi, ok. Questo che è? Riducono il panico. Non è che c'ho roba. Cioè, che ne so, se mi faccio male fisicamente, però senza ferite tipo tagli, eccetera, non credo di avere roba adatta a quello. A parte gli antidolorifici. Quindi direi riposiamoci giusto un pochetto e forse passa da solo, no? Mi auguro. Tanto mangiate qualcosa. Ok, vabbè, comunque tranquilli. Tanto l'obiettivo era prendere quel contenitore d'acqua, così abbiamo un bel po' d'acqua per un bel po' di giorni. Bevi qua intanto. Riempi bottiglia d'acqua. Perfetto. E ora, sai che inizio a fare? A smontare tutti i mobili che non mi servono. Quelle sedie, eccetera, eccetera. Quindi direi, iniziamo a fare questo. Mi serve però la sega e il martello che ho di sopra. Intanto però riposa. Così magari ci aiuta per la ferita. Ok. Ha fatto qualcosa? Vabbè, magari passa da solo, speriamo. Magnate questo. Perfetto. E sì, dicevo, smontiamo tutta la roba che non ci serve, però nel frattempo è da giorni che sto coso è sporco e non l'ho lavato, quindi. Lavatrice, vai. Pantaloni, calzini, giacca. Mettiamo tutto qua, laviamo pure gli stivali. Guanti di pelle, tutta sta roba è sporca, non ci ho fatto caso a queste cose. Ok. Eppure io sono lurido, guarda qua. Allora, innanzitutto laviamo queste cose. Richiedo una fonte. Ah no, perché hanno staccato l'acqua? Porco Giuda, non ci ho pensato. Però aspetta. Ah no, questa è la luce, porco Giuda. Mannaggia la miseria. Vabbè, fa niente, dai. Famo così. Calma, 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 calma. È vero, mi sono completamente scordato che hanno staccato l'acqua. E posso lavarla con la pioggia. Allora, famo così. Tanto metti sta roba qua. Ah no, questo lo posso buttare dopo. Quindi posiziono oggetto. Adesso mettiamolo qua. Dopo lo butto. Antidolorifici. Quelli che ho mangiato prima. Guarda, direi intanto usciamo un attimo fuori. Con sta roba, perché vorrei cercare di lavarla. Magari la lavo con l'acqua che c'ho in quei contenitori. Oppure, fa vedere se posso lavarla così. No, nada. Ok, mi devo avvicinare a questi allora per farlo, secondo me. Come non detto, come cacchio si lava? Forse da questi? Posiziona oggetto. Ah no, sai che è? La devo raccogliere. E adesso. Io vi giuro, mi sono scordato come si gioca a sto gioco. Allora, aspetta. Questa rimettila qua. A parte che è piena, quindi volendo posso anche portarla dentro quest'acqua. Entriamo un attimo qua. C'è una fonte di acqua qua. Lava, perché scusate, aspetta, se io faccio clic destro, ah, ah, ok, ci sono arrivato. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything
I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed.